Sì, buonasera a tutti. Adesso è il turno di Damiano. Ah, Damiano, tu ti presenti tosto. Tosto e vuoi magari un jack arancione. Ah, bravissimo. Ringrazio il nostro tecnico del suono che sei lì, grazie. Che comunque... Sì, no, ci sta. Un applauso, guarda, un applauso ci sta sempre. Quando c'è, giusto Omar, che dici? Sì. Allora, quando uno è bravo, ci sta dando una bella mano. Allora, raccontaci un po' di te. Sì, siamo solo all'inizio, figurati dopo. Damiano, solista, compositore, heavy metal. Heavy metal strumentale, non cantato. Adesso ti esibisci con canto o solo musica? Solo musica, sì. Dobbiamo impressionarci, perché heavy metal... Vabbè, siamo pronti, regia video, dimmi di sì che si può fare, vai, per voi, Damiano. Thank you.
praticamente e riparte subito. Ah, ecco, solo un secondo. Bello, mi piace un sacco. Oh, cosa ne pensate? È bello tosto, è alla grande. Sentite che chitarra. Mi sa drizza, mi pila, dice. Sì, ma già siamo su. Sì, l'ho visto, però guarda, credimi, da quello che esce è apprezzabilissimo. Voi che ne pensate? Cose che prendono, sono quelle cose che... Pertanto il secondo pezzo, perché lui ha già fatto un album. 2016, si chiama Evocation of Resonance, era un album di debutto, insomma, avevo fatto insomma, un album dove sperimentavo alcuni brani, no? Sempre musica metal strumentale, però a volte era più anche sull'ambient, no? Sul doom, sull'hard rock, era un po' vario. In questo caso, nel progetto che ho in mente adesso, questo è un singolo, perché è uscito da 22 aprile, mi pare, e difatti il prossimo album, no? Che uscirà verso tempo, non so ancora bene la data, ma mi pare fra un anno, sarà più sull'heavy metal, appunto, molto più duro, poi ci sono molte varie anche... Dopodiché imparerà anche a rompere le chitarre e sono a posto. Perché viene un po' l'istinto di mangiarsi qualcosa, no? Shredding infatti significa mangiare, no, le corde, spaccare, però non mi considero tanto un virtuosista, ecco, mi piace più essere... Avevo ancora un amico che suona come te, dopo il terzo pezzo che faceva a questo livello, si cominciava a prendere in bocca le corde, infatti è quello che ci guadagna tanto il dentista, perché si è dovuto rifare tutto il coso davanti. Dai, sentiamo il secondo pezzo che si chiama... Il secondo pezzo è l'ultimo, si chiama The Prohibit Room ed è un brano che farà parte del mio nuovo album. Bene, ascoltiamolo. Cioè, mentre inganniamo il tempo, sentiamo un attimo che cosa adesso. Ci siamo, dimmi che ci siamo. Thank you.
virtuosismo puro. Cioè, credetemi, mentre ero lì nell'angolo a guardarlo, pensavo a un musicista che suona il violino, questo è il suo fiume puro. Però il bello di ascoltare comunque una chitarra portata all'estremo, come la stai suonando tu, ti dava molto virtuosismo. E questo mi fa piacere, mi complimento con te. E diciamo un'ultima cosa, giusto? Anche perché c'è in premio quello che tu mi hai detto, no? La sorpresa. Anche prossimo. Va bene, grazie per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie. Stacchiamo il filo, se no te lo porti fino a casa.